Riteniamo assolutamente necessario in questa fase così drammatica separare in maniera netta quelli che sono i clandestini da quelli che sono invece i veri profughi. Ed è chiaro che bisogna attivare tutte le le, le non solo le strategie ma anche le norme possibili applicabili eh, alla casistica appunto della, dello status di profugo di rifugiato eh, evitando che ci siano degli abusi. Abusi che invece abbiamo visto. Eh, purtroppo verificarsi in queste ultime settimane con un arrivo massiccio di non solo di persone provenienti dal Pakistan, ma anche da altri paesi che non sono in conflitto, che sono considerati a tutti gli effetti sicuri, che hanno una stabile organizzazione democratica, che magari non sono entrati per la prima volta in Europa nel nostro paese, ma in altri paesi, ma che arrivano qua e in qualche modo si inseriscono nelle liste dei richiedenti asilo. Siccome c'è la possibilità di esercitare l'immediato respingimento attraverso il riconoscimento de, di certi Paesi all'interno di queste Grazie. liste, chiediamo perché eh, lo Stato italiano ancora non, ha, da, non si è dotato di questa lista, Grazie, visto che è, è permesso anche agli Stati membri di farlo. Grazie. Grazie. Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Gentiloni, ha facoltà di rispondere. Prego, Ministro. Eh, ma vorrei dire all'onorevole Pini che. Eh, da un certo punto di vista non c'è alcun dubbio, ed è la posizione dell'Italia, che eh, i migranti che provengono da paesi chiamiamoli sicuri, perché questo è il, è il gergo, che non abbiano cioè un diritto, eh, una titolarità al diritto all'asilo eh, vanno rimpatriati. E, lo sforzo dell'Italia nelle prossime settimane, nei prossimi mesi sarà quello di fare di queste operazioni di rimpatrio delle operazioni europee. Non è, io credo, sufficiente che l'Europa finanzi delle operazioni di ricollocazione di eh, aventi diritto all'asilo all'interno dei propri confini, deve anche finanziare e gestire i rimpatri, che sono molto costosi, sono provvedimenti individuali. Che vengono presi nei confronti di singoli migranti. Per quanto riguarda il tema più tecnico delle liste, io eh, direi questo c'è una, una direttiva successiva a quella che citava l'onorevole Pini, la direttiva eh, 32 del 2013, eh, che prevede una facoltà per i paesi europei di fare o non fare le liste dei paesi sicuri. Come siamo messi? Metà le hanno fatte, metà non le hanno fatte. Tra coloro i quali hanno deciso di non farle, ci sono sia paesi molto rigidi verso l'immigrazione penso alla Polonia, penso alla Spagna, sia paesi molto aperti penso alla Svezia. Qual è l'idea che sta dietro a chi non ha, de ha deciso di non fare delle liste di paesi sicuri? L'idea che la titolarità al diritto all'asilo sia una scelta che riguarda anche gli individui, che non è detto che per definizione chiunque venga eh, dal Pakistan possa non avere diritto all'asilo. Si sta andando tuttavia a liste di paesi sicuri a dimensione europea, che sarebbe la vera risposta, io credo, a questa, a questa questione, a questa domanda, anche perché la diversità tra paese e paese alla lunga non è sostenibile. Voglio solo fare un esempio la Francia ha deciso alcuni giorni fa che il Kosovo era un paese sicuro e che quindi i migranti che venivano dal Kosovo non avevano diritto all'esilo. Il Consiglio di Stato francese, dopo dieci giorni, ha bocciato questa decisione del governo e la situazione, per esempio, per i migranti dal Kosovo è molto diversa da paese a paese dell'Unione europea. Non possiamo, credo, accettare il ping pong dei rifugiati e dei richiedenti asilo. Abbiamo bisogno, ancora una volta, di una dimensione europea della decisione. Grazie, di il Pini, prego. Grazie Presidente. Ma vede Ministro, non siamo soddisfatti della risposta perché il nostro è una sorta di suggerimento per evitare, in primis, ripeto, che vengano abusate le norme che noi ci siamo dati, non solo in sede europea, ma anche come ordinamento interno, per tutelare chi effettivamente necessita di una protezione internazionale rispetto ai furbi. E purtroppo sono tanti, perché dati del Ministero dell'Interno ci parlano di 136 richieste e, ad esempio, i siriani dichiaratisi siriani, poi viene fuori come oggi che sono stati rubati anche 1500 passaporti durante un attacco dell'Isis, quindi passaporti siriani, quindi tutti da verificare anche quello, sono solo 6 .000. Allora, anche per evitare di ingolfare. Una macchina amministrativa già al collasso, che deve verificare poi, come dice lei, singolarmente le persone se hanno o meno il diritto a una tutela internazionale. Eh,